Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con The Last of Us. Dunque, nell'ultimo video avevamo assistito a delle scene abbastanza forti, appunto la caduta di Joel quando cade e si infilza, no? E viene ferito gravemente. E poi il gioco si sposta sostanzialmente a Ellie e noi non sappiamo più effettivamente se Joel sia vivo o sia morto, o meno, intendo, la prima volta che uno fa il gioco non lo sa, no? E adesso abbiamo incontrato David, tra l'altro secondo me è un gran bel personaggio, sono riusciti a caratterizzarlo molto bene anche lui, in poco tempo soprattutto sono riusciti a farlo. Detto questo andiamo avanti, devo fare il pezzo con lo instant quick clicker, ma è un po' bastardo il pezzo qua, eh? Perché in teoria, adesso carichiamo la partita. Loro possono sentire anche i rumori di quando uccidete uno di loro. Questo non me lo ricordavo, sinceramente. Quindi è un po' bastardo sto pezzo. Devo un attimo stare attento. Allora, posso eventualmente usare l'arco. Ma fermo. Cioè, vedete, ma diciamo che non mi piace che si allertino da troppo lontano. Questo si è allertato veramente da lontano, eh. Va bene che hanno un udito della Madonna, sono d'accordo, però insomma, era un po' troppo lontano quello per sentire che gli ha ucciso il tizio lì, il suo confratello. Si possono anche uccidere dopo una mattonata, ma è rischioso perché se non si stordiscono vi prendono e vi uccidono con un colpo. Lo so. Però ne ho uno anche di là. Vedete? Vai di là. A parte che poi posso scendere sotto eventualmente. Ok. Non ha sentito, non mi pare. Scendiamo. Attenzione perché. Oh cazzo. Non me l'aspettavo di sotto. Vabbè, la luce, come vi ricordo, non è un problema perché tanto sono ciechi, quindi sti cazzi. Eventualmente potete distrarli anche con i mattoni. E non siete di certo obbligati a ucciderli, ma avete visto che una volta uccisi possono rilasciare qualcosa, eh? Munizioni o quant'altro. Sto controllando se c'è qualcosa qua. Non. Oh, sì che c'è, guardate. Forbici e alcol. Ma uno qua sopra. Qua devo fare molta attenzione. È un pezzo che va fatto con calma. Sì, poi può esserci la sfortuna che anche se lo facciamo con calma ce lo prendiamo nel culo. Lo vedo un po' agitato, eh. Tra l'altro io è di là che devo andare. Oh, merda. Ma posso distrarlo? Guardate com'è agitato. Sono immobile, non può sentirmi, eh. Ok, via. Ok. Datemi un secondo. Vabbè. Diciamo che i clicker si sono meravigliosi, cioè nel senso anche il fatto che vanno presi in stealth e tutto, che abbiano questo udito, ma a volte insomma, un po' assurdo che sentano da così lontano. Cioè, avete visto all'inizio che il clicker ha sentito che ho ucciso un altro clicker, ma non era un rumore così forte. Però, vabbè, quella è una mia considerazione personale, poi, eh. Oh, forbici.
Allora, vediamo. Lo so, grazie. Lo so quasi a memoria il gioco, David. Non è che me lo devi dire tu cosa devo fare. Allora, no. Ce n'erano ancora un po' di là di clicker. Forse avrei dovuto ucciderli. Sto controllando se c'è qualcosa. Ma dove cazzo devo andare? In teoria mi deve far salire qua. Ciccio? Ciccio bello? Sei rincoglionito? Dovrebbe. Ah, ok. Aiutami a salire. Ah, ok, infatti dovevo. Ok, pronta. Occhio. Qua. Ok, fai in fretta e stai attenta a quei mostri. Lo so. Qua ci sono altre clicker. Porca troia. O runner, non mi ricordo. Forse runner. Il problema è che ho pochi colpi, cazzo. Tanto loro non possono salire. Comunque qua c'è sicuramente. Vedete, sono, ne ho lasciati un bel po' vivi, eh. Ah, un clicker. Vabbè, lo posso tranquillamente uccidere quello. Basta fare con calma. Con molta calma, vedete, con la levetta analogica leggermente inclinata. Vieni, vieni. Basta che quando si avvicina premete il triangolo al momento giusto. E basta. A volte è meglio fargli venire loro da voi. Perché magari premete la levetta analogica un po' troppo forte, vi sgamano e vi uccidono con un colpo. Piastrina delle luci, vediamo. Travis Christoph. A me servono però delle provviste, eh. Oh, posso fare il kit finalmente. Aspetto comunque per ora a curarmi. Non c'è niente, ok. Ok, la scala. Ma io posso correre qua, sti cazzi. Cioè, io non penso che i clicker possano salire qua. Non credo. Più che altro ho visto un punto dove non so se sono stato o meno. Qua. Ah, io sono salito da lì, capito? Vabbè, dai, corriamo, sti cazzi. Tanto, ripeto, qua non possono salire. Almeno credo, perché di solito io li uccido tutti a loro, eh. Ma è adesso il pezzo che penso io? Da questa parte. Mi sa di sì, cazzo. Ah, questo pezzo qua è Forza. tosto. No, piccola mi chiama solo Joel, può chiamare Ellie piccola, stronzo. Stavo dicendo. Oltre questa porta. Adesso c'è un pezzo dove verremo chiusi e dovremo affrontare runner, clicker. E ci sarà anche una sorpresa. Ci sarà un'altra creatura che abbiamo già affrontato, ma avrete già capito di chi sto parlando. Vecchio. Qua allora vediamo di prendere. Nell'area, come potete vedere, ci sono bottiglie e mattoni perché arriveranno veramente una marea di nemici, eh. Deve essere comodo per uscire.
Devo cercare un kit medico perché preferirei fare la Molotov piuttosto che il kit. Allora, qua c'è della roba. Facciamo la Molotov, va, per ora. Come vedete vi lasciano anche un po' di provviste per questo pezzo perché è piuttosto difficoltoso. Ah, una bomba chiodata. Sembra che qualcuno li abbia già sfidati e abbia perso. Ah, cielo, li stavo cercando questi ragazzi. Ecco, Aspetta, prendigli l'equipaggiamento. Non so come uscire. la cosa buona con Ellie è che le lame non posso, cioè, le dobbiamo usare per fare le chiodate perché lei il coltello ce l'ha infinito e quindi quella è una cosa molto buona. Una freccia che però son pieno. Cioè, non c'è veramente, non c'è un kit per curarmi? Seriamente? Cazzo, devo fare il kit. Occhi Però aperti, forse. forse c'è qualcosa di utile. Vedi Vede. niente? Allora. Piccolo cieco, per cosa sei composto? Provo a farlo senza curarmi per ora. Quindi che Però facciamo? devo giocarlo bene. Ci sono altre opzioni? Morire. Oh, posso farne tre di chiodate? Vediamo. Aiuto! Allora, stordisco l'altro, uccido questo, avete visto? Prendo la bottiglia e poi uccido l'altro, eh. No, il clicker. No, merda, il clicker. Ho sbagliato qua. Ok, dai, dammi, grazie. Adesso ragazzi ne arrivano da tutte le parti, eh. È un bel pezzo questo, perché è un bel pezzo. Ok. Merda, dove? No. Vabbè, pazienza. Qua ho fatto una puttanata, ma ha ucciso. Ma ho ucciso con un colpo perché ho voluto non curarmi. E non me la stavo cavando male. Curiamoci, va. Ci mette molto di più perché non c'ho il potenziamento con lei come con Joel. Quindi? Ma devi ucciderlo, ciccio. Sono un po' scomodo qua. Ok. Quando lo grabbano, vi ricordo che si possono uccidere con un colpo, eh. Ok. Mi servirebbero i colpi, se me li dai, forse. Ok, bene. Entro domani, Ellie. Bisogna fare attenzione più che altro ai clicker. Cazzo, non ho il mattone, merda. Ce n'era uno lì, non c'è qualcos'altro qui in giro? L'han preso, porca troia. Via. Merda! Ora! Ma! Ok. Andiamo bene, piccola. Eccone altri. Oh, cazzo. Non fermarti. Il problema è che dopo arriva anche il bloater. Bene. No! No! Vabbè, fanculo. Potevo giocarlo decisamente meglio.
Come vedete le munizioni, vi vengono rilasciate anche comunque un bel po' di munizioni, Ah, ma da qua? Ah, ok, hai fatto il checkpoint sostanzialmente. No! No, dovevo colpirlo prima, cazzo. Il mattone no. Merda. No, ho fatto una cazzata qua. Ok, no. E vedete qual è il problema di essere a bassa vita però, porca troia. E poi, tra l'altro, vabbè, non stavo usando le molotov. Le voglio tenere per il bloater, più che altro. Ci avete un po' rotto i coglioni, Fuori dal cazzo. Bene. Dove cazzo è il clicker? Allora, uno è qua. Ci aspetti un attimo. Fuori del cazzo. È tosto sto pezzo. Dovrebbe arrivare il bloater. Dovrebbe scendere lì e prenderla chiodata. Guardate. Boom. Molotov immediatamente. Merda. Ma seriamente? Pure i nemici, non me la ricordavo questa. Ci avete rotto il cazzo, eh? Ah! Beh, è morto il bloater. Non mi ha dato niente. Oh, bene. Sì? L'abbiamo fatta. Già uccisi tutti. Non essere così delusa. Più che delusa, sorpresa. Sì. Potevo non morire tutte ste volte, effettivamente. Ho giocato un po' bene, un po' male. La cosa importante è appunto quando David viene preso da un nemico, no? Possiamo ucciderlo istantaneamente, o anche quando David fa rimbalzare via un nemico che lo spinge via, correte, premete il quadrato e lo uccidete, e poi eventualmente avete i mattoni appunto per uccidere, per tirare contro i clicker e ucciderli col coltello, ma i clicker avete visto che era meglio sparargli al corpo con il calcio e li uccidete. Allora, quindi questa zona è fatta. A me sembra di aver preso tutto. Tra l'altro posso fare anche un'altra chiodata, ma per ora aspetto. A breve dovrebbe esserci un filmato. Sto solo controllando veloce se ho preso tutto. Sì. Niente infetti. Niente infetti. Che ti dicevo? Bene. Torniamo indietro e controlliamo il cervo. Questo è un bel pezzo, mi piace molto. La sei cavata piuttosto bene là fuori. Direi che siamo un'ottima squadra. Non esageriamo, È solo fortuna. Fortuna? No, no. Questa non è fortuna. No, sai, credo che tutto accada per un motivo. Certo. Davvero? E posso dimostrartelo. Vedi, quest'inverno è stato particolarmente duro. Qualche settimana fa ho mandato un po' di uomini in città per cercare del cibo. Ne sono tornati pochi. Han detto che gli altri erano stati massacrati da un pazzo assassino. E senti questa, quel pazzo sembra vaghi con una ragazzina. Vedi? Tutto accade per un motivo. No. Non agitarti.
Non è colpa tua. Sì, che poi Joel non è un pazzo assassino. Sei una ragazzina. James, giù la pistola. Col cazzo, David. Non la lascio andare. Abbassa la pistola. Dalle le medicine. Sai che agli altri non piacerà. Sì, ma non è un problema tuo. Levati dalle palle. Non sopravviverai a lungo. Io posso proteggerti. No, grazie. Come giusto che sia, lei non si fida. Andiamo via da qui. È tutt'altro che un pazzo assassino, Joel. Guardate il coniglio che ho ucciso nella scena iniziale, avete visto? Quando usiamo lei, no? Semplicemente Joel sopravvive. Poi indubbiamente uccide una marea di gente, quello palesemente. Ma in quel mondo lì, così ormai è andato a male, secondo me Joel non si può definire come un assassino. Non sono riuscita a prendere... Quando effettivamente tutti sono assassini, guardate quanta gente dalla caccia a Ellie, quanta gente ha provato a uccidere Joel, per dire, quindi allora sarebbero tutti assassini, cioè, in quel mondo lì. Chiusa parentesi. Molto cibo. Ma... ho preso questa. Bellissimo sto pezzo. Non dicono se lei, cioè se è autodidatta che ha improvvisato nel cucirlo o se magari aveva già fatto qualche piccola operazione qualche volta. Cioè è bellissimo come lei si prenda cura di lui, veramente. Meraviglioso. Mamma che bello che è. Lo posso giocare anche 100 volte, ma sarà sempre bello sto gioco. Ah, cazzo. Adesso c'è un pezzo bello, bello tosto. Li porterò lontano da qui. Ti verrò a prendere. Veramente tosto il pezzo che c'è a breve. No, cosa è successo? Dio, no, no, no. Perché ho lo schermo blu? Cioè, per un attimo ho avuto lo schermo blu e non... non mi è piaciuta la cosa. Vabbè che... Ehi, l'ho presa! Senti da quel cazzo! Sparale! Ma David ha detto merda! Allora, qua dobbiamo andare a manetta. Come vedete la vita tra l'altro ci è stata ripristinata. Attenzione a non farvi prendere dai nemici, perché vi posso, vedete, dobbiamo andare nella direzione opposta dei nemici cercando di non farci prendere. Vabbè, qua mi sa che era scriptato. Credo almeno. Ah, merda, ho sbagliato. Qua ho sbagliato. Devo andare dall'altra parte. Di qua. Saltiamo questo. Di qua. Merda.
Ma vaffanculo. In teoria si può non farsi colpire. Devo aver sbagliato io qualche passaggio. Poverino, minchia. Sto pezzo... Scusate un attimo. 25 minuti. Questo pezzo è molto molto tosto. Poverino. Qua dobbiamo correre, ragazzi. È caduta da qualche parte sulla collina, però non la vedo. Eccola là. Un breve appunto, vi ricordo, ora ci saranno molti nemici in giro. Attenzione con le uccisioni, perché appunto le uccisioni col coltello di Ellie, come sapete, sono molto più lente rispetto a quelle di Joel. Se le fate in stealth, deve dare 2 o 3 coltellate, mi sembra. Se invece lanciate il mattone, uccide istantaneamente, no? Dalla coltellata alla gola. Però, in quel caso, vi sgamano dopo. Breve appunto. Eventualmente posso usare anche l'arco, vabbè. Giustamente, non c'è un cazzo. Niente. Questo pezzo potrei morire anche un bel po' di volte. Dovrebbero arrivare degli uomini da qua. Perché non arriva nessuno? Sentite? Questi probabilmente sono tutti uomini di David. Mi sto gelando le palle. Controlliamo la casa. Ragazzi, andate in questa parte. Vedete, controlliamo la casa, quindi ora vengono qua. Cercate di mettervi in una posizione dove riuscite a vedere con la visuale, ma non esponetevi troppo, altrimenti vi sgamano subito, cosa che mi è capitata molto spesso e volentieri in questo punto. Tanto vedete, basta aspettare un attimo. Vediamo. Ok. Vieni, vieni qua, bravo. Ok. Vedete? 3 coltellate. Bastardo. Ci sta, perché lei non ha la forza di Joel, non ha la forza di Joel per uccidere in stealth in un sol colpo. Quindi? Io sto aspettando che viene qualcun altro. Merda. Ma hanno sgamato, mi sa. Pagherai per questo. Vedete, il colpo di pompa mi ha dato, ma il pompa io non ce l'ho. È quello il punto. Mi ha dato un colpo di pompa, ho visto male io. Volendo posso far perdere le mie tracce, sapete? Volendo. Sempre che di là dietro non mi stiano ancora puntando. Così dovrei riuscire a far perdere le mie tracce. Vediamo. Dov'è andato? Però no, adesso sono... Mi sa che sono appostati, eh. No. Merda, avete visto dov'è? Vediamo un attimo. Merda, dove?
Ah, mi stava vedendo quello stronzo là. Vieni, vieni dentro. Buono. No. Eccola qua. Merda. Dove vado? Merda. Non avevo visto l'altro, perdonatemi. Merda. Qua giù. Dove sei? Vieni, vieni. Allora, uno è là dietro. Sfruttiamo anche questo albero qua, va? Come copertura. Non vedo. Merda. Qua non mi sono messo in un buon punto, ragazzi. Mi sono messo in un punto del cazzo, a dire il vero. Non ho una buona visuale. Bravo. Bravo. Bravissimo. Tanto colpi ne abbiamo, no problem. Qua c'era un cassetto. Porca troia, tuo padre quel bastardo! Ma muori! M'ha fatto venire un colpo, m'ha fatto venire. Mi serve assolutamente un kit. Tra l'altro qua c'è una piastrina. Paul D. Brown. Dovrebbero aver perso le nostre tracce in teoria. Mi serve assolutamente... bende alcol, non c'ho un cazzo. Quanto siamo? 35 minuti quasi. Qua al minimo sbaglio sono morto. Alla minima cazzata che faccio sono un uomo morto. O meglio, una ragazzina morta. Vabbè, meglio che niente. Non so dove siano, quello è il problema. So che ce ne sono altri là avanti. Ora sto cercando di controllare qua. L'ansia di non sapere dove sono, cioè il non avere la modalità ascolto, è una bella cosa in parte, ma dall'altra mette molta ansia perché appunto non so dove cazzo siano. C'è qualcosa? Un mattone, vabbè, avevo già la bottiglia. Là nei bagni ci deve essere qualcosa, eh. Cioè, per intenderci là. Mi serve il nastro, no? Che cazzo dico? Scusate, la...
L'alcol per fare il kit medico, sono in merda come non mai. Ma ripeto, facciamolo con calma. Chi è che mi stava vedendo? Facciamo così, va. Andiamo di qua. Nella casa ho preso tutto. No, quando ho preso... Scusate un attimo. Quando mi hanno sparato qua che mi sono spaventato, l'ho preso quello che c'era nel cassetto. No, vedete? Mi ero spaventato e non ho preso l'alcol. Ora manca solo un po' per poter fare il kit. Qua possiamo anche correre perché i nemici sono di là, quindi non ci sentono, però attenzione. Perché adesso... Ecco, questa casa qua... Ok, questa era quella di prima, no, è un'altra, vedete, mi confondo a volte. Bene, no, preferivo l'alcol, cazzo. Dove sono i nemici? Di solito sono qua. Non li vedo. C'è qualcosa che non quadra. Solitamente là sono. Là. Ma che cazzo mi sta vedendo? Ma chi? Dove? Ma vaffanculo. Merda, cioè ma da dove cazzo è uscito, dai. Mo però. Via. E mi dà il colpo. Ah, vedete, ecco. Me lo doveva rilasciare il fucile a pompa. Ricordavo bene allora che anche Ellie potesse prendere il fucile a pompa. Probabilmente in una delle mie run non l'avevo preso. Inutile dire che il fucile a pompa va usato da vicino, no? Dov'è che è? Ho sentito un rumore ma non ho capito da dove, ragazzi. Ok, dove vado? Bella domanda, mi sto cagando addosso. No, meglio tenere il caccia. Il caccia e qua mettiamo un attimo l'arco. E se muoio devo rifarmi tutto, eh? In teoria, o forse mi fa dei piccoli checkpoint, non ricordo. Giustamente senza l'ascolto a volte non capisco da dove mi sgamino. Infatti prima non avevo capito. Allora, posso andare nei bagni. Merda, merda, merda. Spero non ci sia nessuno qua dentro, vediamo. Molto bello qua come hanno gestito anche... Ci sono un botto di coperture, un botto di posti dove poter andare. Oh, bene. Kit medico. E direi di usarlo, così andiamo a piena vita. E posso uscire da qua. Ma scusate un attimo, questa è un'altra parte del bagno. Sembrerebbe di sì. Vedete qua dove siamo? Ci troverò. Vediamo. Dov'è sto stronzo? È qua. Non so dove di preciso. Dove sei, stronzo? Vedete, non ho una buona visuale, non riesco a capire. Probabilmente qua sopra. Guardate dov'è uno.
Merda, in due sono. Ok. Arrivo. Bene. Ottimo. Molto bello il pezzo con Ellie, è molto sopravvivenza. Allora, quanto siamo? Scusatemi ragazzi, 40 minuti. Non so se li ho uccisi tutti. In teoria sì. Oh, munizioni. Sì, questa zona dovrebbe essere pulita, così ho modo un attimo di controllare un po' meglio se ho perso qualcosa. Guardate che bello. Trema dal freddo, guardate, o dal freddo comunque dalla paura della situazione, giustamente, è da sola con tutti sti cazzo di uomini in giro. Mamma, che bello che è. Sì, abbiamo pulito, non mi pare ci sia nessuno. In una rana allora l'avevo mancato il fucile a pompa con Ellie, eh? Perché ve lo rilasciava uno di loro. No, dovremmo aver preso tutto, ragazzi, in teoria. Documenti in quest'area non dovrebbero essercene, cioè in quest'area qua che abbiamo appena fatto. La piastrina l'ho presa e in teoria era l'unico collezionabile che c'era qua. Fumetti non ne ricordo, ora intendo, in questa parte. Qua non l'avevo guardato. Quello è un barbecue, una griglia. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, dai. Ok, sì, qua non c'è più nessuno. Un sentiero. Ok, dovrebbe aiutarmi a uscire di qui. Altra premessa, qua se eravate bravi, in teoria si poteva fare senza uccidere nessuno quasi, eh. Il problema è che magari dopo non riuscite a perlustrare bene l'area per raccogliere le cose. Io preferisco uccidere quando posso. Però molte aree del gioco si possono fare anche senza ucciderli, eh. Gli scagnozzi o così via. O i runner, i clicker. Andiamo di qua. Ce l'hai fatta. Non è finita qua, tra poco ci saranno altri tizi da uccidere. Anzi, forse è più difficile il pezzo che farò adesso di quello che abbiamo appena fatto. Cazzo! Mi sa che ho fatto una pirlata, c'era da prendere un fumetto. Spero che è più avanti e non indietro. O forse qua, vediamo. Vedete qua istintivamente cosa fate voi? Andate avanti e invece dovete girare la visuale. Vedete, fumetto. Negentropia. Cos'è che posso fare? No, vai lì, volevo vedere, grazie. Una chiodata che potrebbe sicuramente tornarmi utile. Sì, tanto le lame e gli esplosivi mi servono per quelli, o eventualmente l'esplosivo e lo zucchero per fare il fumogeno, quindi. Problema è che 45 minuti mi sa che mi fermo, ragazzi, adesso, perché il pezzo che c'è adesso è anche piuttosto lunghetto. Non so se faccio in tempo a finirlo. Ah, di qua non si passa. Come diavolo esco da qui? Là, ripeto, è pieno di uomini, eh. Ci siamo. Cavolo. Altrimenti trovavate bloccato qua, no? Mi sa che mi fermo qua, ragazzi. Per oggi.
È la via del ritorno. Resisti, Joel. Tra l'altro, se non sbaglio, qua ancora vedete che non vedete nessuno, ma in realtà qua di uomini ce ne sono e come. E arrivano quando andate poco più avanti lì, no? Sì, come vedete abbiamo varie coperture da sfruttare. Ed effettivamente le munizioni le ho. Quindi poi nella prossima volta vediamo come affrontarlo. Proverò a farlo in stealth come al solito. Se mi sgamano, vabbè, poi ci andiamo giù pesante. Comunque preferisco fermarmi qua, eh. Fatemi fare il salvataggio. Benissimo. E sto pezzo anche tostarello, eh. Bene ragazzi, spero che anche questo video di The Last of Us vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Bella lì.